La ripresa economica in Veneto post pandemia, Zaia, le previsioni di crescita del PIL sono a due cifre. Santa Croce e Bigolina, diamo voce ai residenti che segnalano la pericolosità dell'incrocio sulla riviera Berica. Studentato di San Silvestro, il capogruppo PD in consiglio regionale, servono risorse per riaprirlo. Corneto Vicentino e centro città cambia volto, più visibilità ai palazzi storici, meno burocrazia. Arzignano, antenne per la telefonia, nasce un regolamento per limitarle, vietate installazioni nei luoghi sensibili. Nuova ordinanza per l'estumulazione nei cimiteri, prevista la rimozione di 379 ossari. TG Vicenza, una buona serata. In apertura ci occupiamo di ripresa economica post pandemia. Positivo decisamente il presidente del Veneto Luca Zaia. La ripresa economica post-pandemia fa ben sperare in Veneto. Ne è convinto il presidente Luca Zaia, che vede segnali incoraggianti in una regione che ha conservato i fondamentali in infrastrutture e know-how per poter recuperare velocemente, e azzarda una previsione del PIL. Io direi che abbiamo una prateria davanti. Venuti fuori dal Covid, quando ne usciremo definitivamente, ma già ne stiamo assaporando, diciamo, la sensazione, avremo una prateria davanti, perché abbiamo comunque strutture ben organizzate, abbiamo le idee chiare, siamo pronti per ripartire. Il PIL del Veneto, dalle proiezioni, riuscirà a raggiungere la doppia cifra per la crescita. I vantaggi offerti dalla globalizzazione potrebbero però essere stati messi in discussione per i contraccolpi subiti durante il Covid. Il modello del tessuto economico del Veneto potrebbe quindi cambiare. Per fortuna che abbiamo ancora la piccola e media impresa, visto, considerato che da noi non ha, si prestano delle produzioni anonime e senza valore aggiunto. Qui da noi si fa ricerca, si fa innovazione, c'è maestria, c'è il saper fare, e direi per fortuna che ci sono. Il 80% delle nostre imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi qui sono qui rappresentate. Imprese che non hanno mollato, non hanno ceduto, hanno cercato al massimo di tenere pronta la serranda ad alzare, hanno subito 20 mesi di incubo, di grossi problemi, però insomma si torna alla grande sul mercato, sapendo che la pandemia non è finita, ma che comunque stiamo gestendo la situazione anche in virtù del fatto che si è vaccinato. Questa associazione, ad esempio, ha sostenuto le vaccinazioni. L'84,3% dei veneti ha intrapreso il suo percorso vaccinale. Altro obiettivo confermato dal presidente Zaia è l'autonomia del Veneto, che ha riscosso la forza di 2.300.000 di consensi al referendum di 4 anni fa. Potrebbe cambiare invece la strategia per conseguirla. Anziché ottenere tutte e subito le 23 materie di competenza regionale, potrebbe essere ipotizzato un percorso progressivo a tappe, in accordo con il governo. Fondamentale è il patto sulla compartecipazione della regione sul gettito delle tasse, che fissa la percentuale di tributi che restano sul territorio. L'autonomia non è mai stata abbandonata. Noi continuiamo sul fronte dell'autonomia, continuiamo a lavorare, stiamo trattando a livello nazionale. Ovviamente, se si parla, se si tratta, se si discute, e se a livello nazionale il governo e il capo dello Stato ne parlano, è perché i veneti hanno fatto il referendum. E adesso ci spostiamo lungo la riviera Berica, siamo in Borgo Santa Croce Bigolina, dove chi vive ha segnalato alcune criticità. Il problema è la strada, perché queste sono località nate lungo strada, quindi una volta facevano le case lungo strada perché era più utile, adesso purtroppo è così, si vive così. Santa Croce Bigolina è un borgo nato a ridosso della riviera Berica, che collega Vicenza a sud verso Noventa Vicentina. E se l'essere direttamente collegato ad un'arteria stradale importante è una risorsa, l'estrema vicinanza con il traffico e i problemi connessi sono inevitabilmente anche il limite principale che caratterizza questo quartiere. Manca i camion, però, che passano in continuazione, e le macchine che corrono, una cosa pazzesca. Una signora è andata sotto a macchina, insomma, ecco, e nelle strisce pedonali. Qua l'impatto più importante, secondo me, è proprio la situazione stradale. Poi, ovviamente, se mi porta, è un controsenso, nel senso che se mi portano via la viabilità, ovviamente andiamo male anche noi commercianti.
però dovremmo limitare la velocità, quello sì. Aiutiamo di più il pedone e un po' di più il discorso parcheggi per i commercianti, quello sì. C'è un punto preciso però che i residenti che abbiamo sentito ci indicano come particolarmente pericoloso, lo svincolo in direzione Tormeno. Il punto in cui c'è una lacuna in questo quartiere sarebbe il semaforo lampeggiante, quello giallo, dove dovrebbero solo girare i mezzi urbani. È pericoloso il fatto che la gente giri a sinistra invece di fare come obbligatorio andare fino in fondo alla rotatoria. E quello è un quotidiano, la gente svolta sempre. Eh sì. No, nel senso che la gente attraversa dove non può farlo, insomma. Va in... manda il tilt del traffico anche. E ci sono macchine che fanno una manovra che non dovrebbero fare, cioè girare a sinistra, cioè dovrebbero andare solo a destra. Vengono sanzionate le persone che fanno questa manovra, sì sì, e ci dovrebbero essere più controlli, ecco. Perché lì diventa un problema soprattutto in orario di punta, mattino, orario mezzogiorno, alla sera. E siamo alla cronaca. Un ragazzino di 11 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'automobile guidata da un 26enne di Altavilla Vicentina. È successo ieri sera in via Volta ad Alte di Montecchio Maggiore. Il personale del SUEN 118 ha soccorso il ragazzino che stava festeggiando Halloween assieme ad alcuni amichetti e è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica. La prognosi è riservata, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Mentre i carabinieri di Valdagno hanno denunciato ieri sera per porto ingiustificato d'armi in luogo pubblico un 21enne di Valdagno del posto. I militari, dopo aver individuato il veicolo in prossimità del centro, hanno controllato il conducente, che è stato trovato in possesso di un coltello in acciaio che state vedendo a serramanico della lunghezza di 21 centimetri. L'arma è stata sequestrata. Adesso ci occupiamo della questione dello studentato di Vicenza. C'è anche lo stesso capogruppo PD in regione, Giacomo Possamai, che sta spingendo affinché possa essere riaperto. Capitale della cultura 2024. Ormai il titolo del dossier con cui Vicenza si candida è svelato. La cultura è una bella invenzione. Un riferimento non casuale a fatti e persone realmente esistite. Sì, perché fu il grande architetto, il Palladio, ad interpretare la bellezza nel senso di costruzioni e di creazioni frutto di ingegno. Ma per dare una nuova dimensione al futuro della città non basta l'ingegno, serve anche la conoscenza, un patrimonio da trasmettere attraverso la scuola e l'università. Bisogna formare studenti che abbiano competenze utili a soddisfare le esigenze delle aziende vicentine per rilanciare le attività imprenditoriali, ma non solo. Studenti per riempire le piazze, le strade, i locali, i negozi del centro storico. Studenti per far vivere la città del Palladio 12 mesi all'anno. Studenti per restituire una funzione a spazi che oggi non sono più utilizzati. Ormai da tanti anni è chiuso a Vicenza l'unico studentato universitario della città, lo studentato di San Silvestro, che nel 2012 è stato chiuso dopo il terremoto che c'è stato in Emilia ed è ancora chiuso. Su quello noi chiediamo con forza in consiglio regionale alla regione, perché la competenza è degli ESU, di mettere le risorse per aprire finalmente lo studentato, perché noi dobbiamo diventare una città universitaria. L'università può essere la chiave del rilancio della città che si candida a capitale della cultura 2024. Per questo noi di Rete Veneta torniamo a chiedere che a Vicenza venga aperta una facoltà di architettura o perlomeno dei corsi universitari, in particolare su Andrea Palladio e le sue opere. Una città di grande tradizione storica e artistica come Vicenza non può prescindere dall'università. Essere capitale italiana della cultura vuol dire seminare futuro, partendo dalle nuove generazioni. È Alessandro Trentin, il nuovo presidente di Confimi Industria Veneto, associazione che a livello regionale conta più di 2.200 aziende iscritte, per lo più piccole e medie imprese, con complessivi 45.000 addetti e un fatturato aggregato di oltre 15 miliardi di euro l'anno. Trentin assume la presidenza regionale dal veronese Renato Della Bella dopo aver ricoperto diverse cariche di rilievo nel sistema associativo di Confimi. E adesso andiamo a Cornedo Vicentino, dove è stato approvato il piano di recupero del centro storico.
Cornedo Vicentino cambia volto e si fa il lifting col piano di recupero del centro storico. L'obiettivo è favorire il miglioramento e la visibilità degli edifici storici più significativi, snellendo la burocrazia per quei cittadini che possiedono edifici di minor pregio e che hanno bisogno di interventi. Con l'approvazione chiudiamo definitivamente il piano di recupero del centro storico di Cornedo. Ringrazio il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco per aver accompagnato me e la mia amministrazione in questo lungo iter durato un anno. Pensieri e parole di Francesco Lanaro, sindaco del comune di Cornedo Vicentino, che ha approvato il piano di recupero del centro storico, con cui si punta ad aumentare il numero dei residenti, ma anche delle attività commerciali e artigianali, così da accrescere l'attrattività e la centralità di Cornedo nella Valle del Lagno. L'obiettivo di questo piano era anche questo, mantenere quello che di storico c'era, ma anche dare la possibilità di ampliare, di muoversi e di alleggerire i gradi di protezione che erano pesanti e rigidi rispetto a tanti edifici. E adesso ci spostiamo ad Arzignano, dove entra in vigore il regolamento per la limitazione delle antenne di telefonia. Il fatto che lo Stato abbia permesso di utilizzare il regolamento comunale per incidere sui nuovi insediamenti delle antenne per la telefonia ci ha permesso di approvare in Consiglio Comunale appunto questo regolamento, con lo scopo di abbattere e minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche dei soggetti sensibili. Per fare questo abbiamo individuato l'unica soluzione possibile, delle zone particolarmente importanti della città dove non si potranno installare queste antenne. Le antenne di telefonia proliferano e ad Arzignano nasce un regolamento per limitarle. È lo Stato a permettere di regolamentare l'insediamento degli impianti e il Comune, guidato dal sindaco Alessia Bevilacqua, lo fa vietando le installazioni in luoghi sensibili pubblici come scuole, chiese, asili, parchi gioco, casa di riposo ed ospedale. Nello stesso regolamento è previsto che anche nelle zone attigue a questi punti sensibili sia fatto di tutto, nel caso venissero installate nuove antenne, per abbattere le emissioni delle onde elettromagnetiche e quindi minimizzare l'impatto sulle popolazioni. Siamo particolarmente felici di aver portato a compimento questo passo importante. È stata pubblicata in concomitanza con la festività dedicata ai defunti una nuova ordinanza comunale per l'estumulazione di 379 ossari. Come ogni anno il Comune deve fare una ricognizione di quelle che sono le concessioni funerarie scadute, quindi come l'anno scorso abbiamo pubblicato un'ordinanza che prevede l'estumulazione di 379 ossari. Abbiamo previsto che ci sia tempo dal 15 novembre 2021 al 15 novembre 2022 per indicare al Comune quali sono le sorti che i familiari vogliono destinare ai resti dei propri cari. Se nessun familiare si farà vivo né sarà possibile rintracciarlo per raccoglierne la volontà, dal 15 novembre del 2022, quindi fra oltre un anno, il Comune provvederà d'ufficio all'estumulazione, come previsto dal regolamento comunale, dei servizi funebri e cimiteriali. In tal caso, i resti ossei saranno depositati nell'ossario comune, mentre le foto e gli accessori saranno rimossi e smaltiti. I familiari possono richiedere, previa domanda e pagamento delle tariffe, la cremazione dei resti ossei, la collocazione in una tomba di famiglia o in un ossario o il trasferimento in un altro cimitero. In merito alla destinazione dei resti mortali dei 1180 familiari interessati all'estumulazione, di cui si è dato avviso l'anno scorso, coloro che non si fossero ancora espressi, c'è tempo fino al 15 novembre di quest'anno per esprimere la propria volontà. Si tratta di resti deposti in loculi del cimitero Maggiori, con concessioni scadute dall'anno 2011 all'anno 2013. Verrà fatto avviso in tutti i cimiteri, l'ordinanza è pubblicata anche sul sito del Comune e abbiamo scelto di ampliare il periodo proprio per dare la possibilità a tutti di essere raggiunti dalla notizia della prossima estumulazione. E si tratta di estumulazioni di resti mortali che risalgono a più di 40 anni or sono e riguardano non soltanto il cimitero Maggiore ma anche gli altri cimiteri, Polegge, Bertesina, tutti quanti.
Alle 20 ricordiamo l'appuntamento con Sport in Casa, una puntata dedicata al campionato di promozione con ospite Marco Fabian, allenatore dell'Euro Cassola. Alle 21.15 appuntamento con il grande cinema, non perdete la pellicola firmata da Roman Polanski, La morte e la fanciulla. Questo è decisamente tutto, grazie per averci seguito, una buona serata, arrivederci.